Salve a tutti, oggi volevo fare una piccolissima cosa, proprio una cosa così da perdere mezz'oretta quando uno non sa cosa fare. E adesso vi faccio vedere il piccolo problema, molto piccolo. Ecco, capita molto spesso che abbiamo sia il mandrino che la contropunta impegnata, ci dispiace spostare tutto e capita di mettere su per esempio un utensile. Vogliamo metterlo su e non sappiamo se è centrato o no, perché magari la volta prima era stato mosso. Non sappiamo l'altezza da poter fare col metro, però è sempre una cosa un po' impegnativa da fare. E allora io ho deciso, perché può capitare molto spesso, per esempio, come anche adesso vi faccio vedere, che invece dell'utensile poi metto su per esempio il trapano. Ecco, metto su il trapano per fare un buco mi vuole l'altezza precisa e molte volte capita che devo smontare o la contropunta o qualcos'altro per fare il centro. Allora volevo fare un pezzettino, una sticella, qualcosa, una specie di calibro, un misuratore per l'altezza che da poter posizionare in qualsiasi posto, da fare una cosa veloce e così, ma proprio una cosettina così da perdere mezz'ora, giusto? Ecco, al cianfrusaglio ho trovato questo che è praticamente fatto, c'è solo da farci il filetto e qui ci andiamo a attaccarci una sticella o di metallo o d'alluminio, ma penso che sia meglio d'alluminio perché d'alluminio è più leggero, quindi rimane praticamente quando è in piedi rimane bilanciato meglio, proprio perché è leggero, per la sua leggerezza. Thank you.
speciale praticamente fatta, una cosa proprio semplice. Avevo pensato anche di smussare a fare la punta, ma preferisco che sia una cosa pari perché secondo me si vede meglio col piano, anche perché possiamo appoggiare qualcosa sopra eventualmente. Lo lascio pari. Ecco, abbiamo messo sul maschio di 10 ma adesso ci facciamo un filetto lì dentro e poi cosa molto semplice e via. Ecco, adesso abbiamo i pezzi pronti. Ho sfruttato quel pezzettino qui che era già zincato, era una cosa già fatta, ho solo fatto il filetto. Questo è una barra anodizzata, e la lascio anodizzata, la lascio bella così che rimane bella. Ci mettiamo il controdato, ci mettiamo. Ecco, quindi andiamo a avvitarlo qua, praticamente. E dopo che regoliamo l'altezza, regoliamo il quanto. Una cosa molto semplice, che chiaramente non va a competere con livellatori elettronici a laser e tutt'altra cosa, proprio una cosa semplice così da usare, basta che sia alla portata di tutti, via. Andiamo a vederlo sul posto. Ecco, adesso per fare il livello mettiamolo sull'utensile, lo mettiamo vicino alla contropunta, lo accostiamo, guardiamo se questo è a posto, guardiamo. Sì, questo è perfettamente livellato perché l'avevo già livellato già in precedenza. E adesso questo qui possiamo riportarlo sul nostro calibro da altezza, diciamo. Ecco, adesso vuole un po' svitato, vuole. Così un po' troppo. Pochino. Ok, dopo gli diamo una bella strinta, gli diamo, ecco, così siamo perfettamente alti alla perfezione, siamo con il nostro utensile. Quindi se noi mettiamo anche, tanto per dire, un piastrino, l'ho fatto pari per quello, se mettiamo il piastrino lo vediamo ancora meglio che l'altezza è reale. Adesso questa misura che è fissa, che va bene per tutti i posti del tornio, possiamo riportarla dove vogliamo. Ecco, tornando al piccolo problema di prima, cioè se noi abbiamo il pezzo già montato, le contropunte impegnate, e non ci va di tornare a muovere tutto perché magari abbiamo inquadrato un filetto o altre misure, e noi dobbiamo forare, per esempio. Noi mettiamo su il trapano, lo mettiamo su, qui. Ecco, adesso con la nostra asticella che va bene, è leggerissima, si infila un po' dappertutto, la mettiamo nel posto giusto e guardiamo se va bene l'altezza. Ecco, questo qui per esempio abbiamo già visto che è un po' bassina, quindi ora alzato, ancora un pochino, ecco, così siamo centrali. Così adesso possiamo fare un buco che siamo perfettamente centrale. E non ci sbagliamo. Questo qui è una cosa piccolissima e leggera, possiamo mettere dove vogliamo e penso che faccia comodo un po' a tutti questo giochino, ed è per quello che ho fatto un piccolo video, ecco. Niente di che, niente di trascendentale, insomma. E buone altezze a tutti, saluti.